Praticamente nella trattazione, diciamo, della delibera sulle sponsorizzazioni che è stata presentata in Consiglio Comunale, il collega Ardita aveva, insieme a tutto il PD, aveva presentato degli emendamenti da sottoporre al Consiglio Comunale. Li ha presentati ben 8 in aula, emendamenti notevoli, importanti, che abbiamo ritenuto validi e quindi che addirittura davano un giusto contributo a quella che era la, come dire, la sessione del Consiglio. Però a questo la maggioranza ha ritenuto opportuno di non trattarli, o perlomeno di bocciarli più che non trattarli, perché diceva che ci sono le sedi istituzionali a cui questi emendamenti potevano essere presentati, e si riferivano chiaramente alla Commissione attraverso il membro del PD stesso, che è il dottore Bonaventura, oppure 24 ore prima nella segreteria del Consiglio, in modo che come dal regolamento. Ma questo non è, come dire, è prassi, però non è che è regola standard e ferma. Potrebbero sicuramente anche essere state, si potevano presentare benissimo anche in Consiglio Comunale, però è chiaro che gli effetti praticamente potevano essere cambiati, perché non avendo la possibilità il Consiglio stesso di verificarne un percorso politico a quelli che erano gli emendamenti presentati dalla partita, è chiaro che praticamente primo impatto, aiutati anche dal modo un po', come dire, pungente dell'esposizione di Ardita stesso, li ha arroccati nella loro posizione, non facendo in modo da bocciarli tutte e 8. Io sottoscritto invece avevo presentato un emendamento e mi è stata immediatamente accettata la maggioranza, che l'ha ritenuto consono, perché trattasi di un emendamento importante, ma come dire, era singolo, quindi automaticamente si poteva benissimo valutare gli effetti di questo emendamento. Cosa invece ben diversa è quella che erano notevolmente variegati e andavano a toccare in diversi punti tutto il sistema del regolamento stesso sulle sponsorizzazioni. A questo chiaramente bisogna rimproverare solamente ad Ardita il fatto che, come dire, la posizione pesante e notevolmente spigolosa in Consiglio Comunale, che poi addirittura è degenerata in una specie di bagarre con il Presidente, è chiaro che questo non ha fatto altro che, come dire, alzare i muri, e alla fine chi ne ha fatto le spese è stata la città. Alzando i muri, ma senza un motivo valido, per cui spesso è capitato in Consiglio Comunale che si alzano i toni, e si alzano i toni e si va anche in fatti notevolmente incresciosi, probabilmente da chi non segue i lavori, però chi ci mette passione, chi ci mette, chi segue i lavori del Consiglio, sicuramente capisce per quale motivo. E a volte non è possibile farne a meno. Beh, in questo caso sicuramente se ne poteva fare a meno, perché c'era un clima di distensione, non erano come dire, fatti, come dire, abbastanza particolari, per cui rischiava il senso della legalità, il senso della trasparenza, ma certamente erano delle cose più semplici e potevano essere trattate in un modo diverso. E invece questo purtroppo non è accaduto, addirittura con un abbandono dell'aula da parte di tutto il PD, prima del collega Ardita, ma poi seguito anche dal collega Cicala, lasciando noi in Consiglio Comunale a difendere i loro emendamenti. Questo non è stato un fatto carino e simpatico da parte dei colleghi dell'opposizione, è stata, come dire, una mancanza di rispetto nei confronti dell'MPA, che è rimasta in aula, nonostante siamo stati invitati anche noi a uscire, ma noi abbiamo ritenuto opportuno dare il nostro contributo fino alla fine. Questo è per serietà, questo è per, come dire, per una giusta conduzione dei lavori. E addirittura nel momento in cui nacque questa bagarre con il Presidente e il Vicepresidente Ardita, che ricordiamo a tutti che è stato eletto con i voti della maggioranza, francamente un po' su un fatto personale che non esisteva, il fatto personale, ma qualcuno al solito cerca di speculare politicamente, ma questo non sta a ognuno di noi non mostrare i fianchi all'avversario, e sta a ognuno di noi mantenere quella linea notevolmente sobria in Consiglio Comunale. Poi se non riusciamo a questo, non possiamo non ammettere che gli altri possono, come dire, sfruttare l'occasione, quindi doveva solamente incassare il colpo, dato che c'è una specie di diatriba all'interno del PD tra Bonaventura e Cicala, gliel'hanno dimostrato in questi giorni diversi volte, in diverse occasioni in Consiglio Comunale, con atteggiamenti o addirittura con interviste, che ognuno mantiene una posizione differente.
È chiaro che la posizione, conoscendo questi fatti, ne ha voluto cavalcare l'onda, ma questo non è un fatto personale, questo è un fatto politico, è ardita la maggioranza, certo, la maggioranza l'ha sfruttato adeguatamente. Lei ha detto che insomma, la situazione, la diatriba verificatasi l'altro giorno in Consiglio Comunale ha evidentemente delineato una sorta di spaccatura, quantomeno nel rapporto tra il vicepresidente e la maggioranza, che si è sentita, secondo lei, appunto maltrattata, ecco, dall'atteggiamento del vicepresidente. Lei ha proposto, ha fatto una proposta ben precisa al vicepresidente, visto che, come spiegava prima, è stato eletto, è stato nominato vicepresidente anche con i, soprattutto con i voti della maggioranza. Sì, diciamo che ancora tutt'oggi si mantiene questa spaccatura. Per dirne un'altra, stamattina abbiamo avuto la conferenza dei capigruppo, tutti abbiamo avuto la notifica perché c'era la conferenza dei capigruppo e l'unico a non intervenire è stato il vicepresidente Ardita. La comunicazione, la notifica della riunione dei capigruppo non è obbligatoria, è un modo ulteriore per, come dire, sì, diciamo di sensibilità del presidente, ma quando si fa un giro di telefonate per noi va bene comunque, l'abbiamo sempre fatto in questa maniera e si continua a fare in questo modo. Invece il collega Ardita ha ritenuto opportuno che addirittura non aveva ricevuto la notifica, non è voluto intervenire. Quindi ancora permane questo status inopportuno della posizione di Ardita stesso e francamente questo già ci fa preoccupare per gli andamenti dei lavori. È chiaro che, come giustamente sottolineava lei, è stato eletto con i voti della maggioranza, sarebbe opportuno, credo che c'è ancora questo tipo di clima, che rimettesse la delega, chiaramente, dato che sono convinto che il collega Ardita non è attaccato alla poltrona, non percepisce nessun onere, non percepisce nulla, quindi automaticamente almeno rimettere la delega sarebbe un significato politico importante.